Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Oggi parliamo della differenza fra la figura del personal trainer online e quella del fitness influencer. Lo sapevate che l'Italia, per esempio, è il secondo paese in Europa per numero di personal trainers e oggi molti di questi lavorano principalmente tramite il web? E questo lo sapevamo perché letteralmente chiunque sul proprio profilo YouTube e Instagram ora ha la sigla PT. Ma alla digitalizzazione della figura professionale del personal trainer, sempre nel mondo del fitness, abbiamo assistito anche negli ultimi anni all'emergere dei cosiddetti fitness influencer. Un influencer è un individuo particolarmente attivo in una nicchia di mercato che ha il potere di influenzare le decisioni di acquisto di una community grazie alla sua immagine, posizione o capacità relazionale con il suo pubblico e, purtroppo meno spesso, autorevolezza e conoscenza scientifica di una materia. Nel panorama del fitness italiano permane ancora un po' di confusione su queste nuove figure chiamate fitness influencer. Non è raro infatti trovare spesso anche un accavallarsi di ruoli, personal trainer online e fitness influencer, con l'intento di individuare e cercare il maggior numero di fonti di guadagno possibili tramite la rete, evitando di intraprendere quindi un percorso lavorativo tradizionale. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si arriva presto a rendersi conto dell'impossibilità di acquisire reali e valide competenze in entrambi i ruoli, in quanto si tratta di due percorsi molto molto diversi fra loro. Cosa distingue dunque un personal trainer online da un fitness influencer? Beh, la differenza sostanziale sta nell'obiettivo che ci si prefigge. Con la nostra attività online vogliamo impegnarci a promuovere il nostro marchio o diventare il portavoce di altri brands. Perché il personal trainer online può anche essere visto come un imprenditore digitale, il cui obiettivo è promuovere appunto il proprio marchio, il proprio brand, cercando di offrire un servizio sempre più performante ai propri atleti, ai propri clienti. Un imprenditore digitale investe tempo e denaro per la realizzazione di una propria vision, di una propria mission. Quando ho fondato Iron Manager LTD mi sono fissato per esempio la vision di rendere il personal training online superiore rispetto a quello offline e ogni progetto della mia roadmap punta esattamente a quella direzione. Il fitness influencer invece è un mezzo per altri brands, per altri marchi, finalizzato a raggiungere nicchie di mercato più difficili da avvicinare tramite il marketing mix tradizionale. Il fitness influencer è letteralmente un tramite fra il proprio pubblico e le aziende sempre più interessate ad investire nel social media marketing. La differenza fra i due ruoli sta dunque nel controllo della comunicazione ed attività online. Un imprenditore digitale definisce lui stesso il brand prescelto, caratteristiche e componenti del suo business, stile e tono di comunicazione con il proprio pubblico, attività e progetti per promuovere il proprio servizio online. Nel caso del fitness influencer invece questa libertà d'azione è negata in quanto esistono i vincoli imposti dal brand che paga per essere promosso dall'influencer. Personalmente trovo soddisfacente e gratificante lavorare sullo sviluppo delle mie idee piuttosto che promuovere altri prodotti e servizi che non mi appartengono. È indubbio tuttavia che il ruolo del fitness influencer o del promoter online continuerà a crescere nel corso degli anni mano a mano che le aziende continueranno a disinvestire nel marketing sui canali di comunicazione tradizionale per accrescere invece il marketing mix sui canali digitali. Si tratta poi sempre di scelte personali dettate molto spesso dal nostro carattere, dalla nostra personalità e dalla nostra ambizione. Voi cosa vorreste diventare da grandi? Personal trainer online o fitness influencer? Scrivete qui sotto nei commenti la vostra risposta e ci vediamo alla prossima. Stay strong, baby!